sono luoghi privilegiati che derogano alle rigide regole dello spazio-tempo terrestre. E così rivive in scena la leggenda seicentesca di Liang e Zhu, due giovani cinesi i cui cuori innamorati vengono ostacolati dalle famiglie, tanto che moriranno insieme nella stessa tomba da cui usciranno trasformati in farfalle. Un amore tragico ed eterno, così simile a quello dei nostri Giulietta e Romeo, radicato profondamente nel cuore e nella cultura cinese, scelto per fare da ambasciatore e ponte con l'Italia e la nostra storia per celebrare i 10 anni di attività dell'Istituto Confucio, vera anima di queste relazioni non solo culturali a Padova e in Veneto. Questo è un corpo di ballo famosissimo che è stato in tournée in molti paesi dell'Asia, degli Stati Uniti. Siamo riusciti a trascinarlo qui. E non è stata una fatica. Da poco l'Istituto Confucio ha fatto da ponte per un sacco di iniziative. Per esempio, una cosa che è stata avviata proprio in questi giorni, un progetto di ricerca sulla preservazione dei monumenti dai danni dovuti a terremoti. Poi ci sono tanti altri esempi. È una collaborazione in campo dell'astrofisica. C'è un grandissimo radiotelescopio a Guangzhou che ha un diametro di 0,5 chilometro addirittura, e abbiamo una serie di fisici nostri che lavora in collaborazione con quelli dell'Università di Guangzhou, e anche questa collaborazione tutto sommato si avvale anche in un certo senso della presenza dell'Istituto Confucio. La sinuosa dolcezza del balletto di Huangzu, il più giovane corpo di ballo cinese nella città che noi conosciamo come Canton, ha trasportato il pubblico del Teatro Verdi in quel lontano angolo del sud della Cina. Con i suoi gesti simbolici e figurati ha ricreato in città un angolo del cuore più profondo di questa cultura millenaria di cui conosciamo davvero molto poco. In sala moltissimi orientali, richiamati dalla notorietà e dalla bravura del balletto di Huangzu, che raramente capita di ammirare in Italia.